Il baseball è uno sport che invita al rispetto delle regole, dei propri ruoli, rispetto nei confronti dei propri compagni e degli avversari. Il baseball è il grido, è tutti per uno, è uno per tutti. Il nostro uno per tutti oggi è Fabio Herrera, il nostro capitano, capitano per più di un decennio, credo. È un poco di più, magari fossero stati 10 anni, però è iniziata questa avventura bella, questa bella avventura è iniziata quest'anno, sono 50 anni. 50 anni. 50 anni in cui tu il baseball ce l'hai dentro. Adesso dovete sapere che Fabio ama fare tante cose, ama essere sempre un grande amico, un grande padre, un grande marito. L'unica cosa che non ama fare è parlare di sé. E noi però stasera ci proviamo. Che cos'è per te il baseball? Che cos'è stato all'inizio? È stato il passatempo che ogni ragazzino cerca di trovare per emergere in questo sport, in uno sport qualsiasi. Poi a poco è diventato sempre più importante e addirittura ha condizionato tante fasi della mia vita. Prima da scapolo e poi l'ha condizionata anche alla mia famiglia, impostando tutto quello che andava avanti attraverso le attività che erano legate ai campionati o alle trasferte per un torneo o qualsiasi cosa che riguardasse il baseball, io me ne facevo in prima persona carico e la facevo subire anche alla mia famiglia. Condizionato matrimoni, ha condizionato battesimi, tante cose che sono state portate avanti in questi lunghi 50 anni. Non l'ha condizionato tanto perché ero presente domenica quando sua moglie, vedendolo nella sua divisa, ha detto, dopo 50 anni, quanto è bello Fabio con la divisa, con la sua divisa, quindi tanto condizionato, non c'era, le spalle sono belle solide. Però era diverso quello che ti sto chiedendo. Io ti sto chiedendo che cosa da trasferire a chi si avvicina a questo sport. Cos'è per te il baseball? Allora, chi si avvicina a questo sport sicuramente deve essere preso da un entusiasmo importante, perché è uno sport, non lo dico perché l'ho fatto, lo faccio, e ti prende, ti dà quella carica, ti dà quella voglia di non mollare mai, quella voglia di essere sempre lì senza lasciare una partita, un allenamento, e ti porta ad essere condizionato a questo amore verso questa disciplina che è bellissima. Il campo, le divise, l'amore verso un contesto che forse sono di parte, però è così. Una bella realtà. E purtroppo qui per ora è un poco penalizzato, anche se abbiamo un campo spettacolare, è da cartolina questo campo. Un campo che è stato recentemente vissuto da voi. Abbiamo appena terminato il secondo torneo della Madonnina, dove appunto tu hai partecipato, ma ed è lì che ti abbiamo anche sentito, parlo personalmente, ti ho sentito urlare per incentivare ai tuoi compagni di squadra. Sì, abbiamo fatto questo torneo che è stato veramente un fiore all'occhiello per questa città, perché è stato organizzato, voluto e realizzato in maniera impeccabile. Tutti lo hanno manifestato attraverso centinaia di parole che sono state spese per questo torneo. Grazie a Francesco Barone, grazie a Maurizio, grazie a Giovanni, sono stati tutti coinvolti in maniera importante, l'hanno saputo valorizzare per come è giusto che sia. Tu hai potuto anche rivedere
delle persone che hanno, ti hanno trasferito il loro entusiasmo, il loro affetto, la loro stima nei tuoi confronti. Ho rivissuto momenti bellissimi, rivedendo persone che insieme a me in questi lunghi anni hanno dato tanto a questo sport in Sicilia, in Italia e poi con piacere me li sono ritrovati avversari, amici in questo torneo che spero possa essere ancora un'altra opportunità per poter dare per poter fare altri tornei. E allora, buon play ball! Sì, alla prossima.